direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri questa mattina a Palazzo degli Elefanti per parlare della sede operativa di Catania dell'Agenzia di Frontiera Europea. I lavori di ristrutturazione stanno per essere completati e entro la fine del prossimo mese di luglio Frontex potrà trasferirsi nei locali dell'ex convento di Santa Chiara nella zona del Castello Ursino. Si tratta di 13 stanze per un totale di 600 metri quadrati con ingresso autonomo in via transito. Nei nuovi uffici saranno ospitati insieme a Frontex anche altre istituzioni europee. All'incontro con la stampa questa mattina era presente il sindaco di Catania Enzo Bianco, il prefetto Maria Guia Federico e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Presente tra gli altri anche il prefetto Giovanni Pinto, direttore centrale dell'immigrazione e della frontiera italiana. Quale sarà il ruolo di Frontex qui a Catania? The role of Frontex in Catania. Il ruolo di Frontex qui è coordinare il dispiegamento delle 18 imbarcazioni, 18 pattugliatori, 4 aerei, 2 elicotteri, come pure le squadre dei screeners e dei debriefers, che sono ufficiali, sono degli officers che conducono le interviste volontarie con i migranti a scopo di raccogliere intelligence sulle reti dei trafficanti. Il valore aggiunto della presenza di Frontex qui a Catania sarà di essere più vicini alla nostra operazione, più vicino ai mezzi che dispieghiamo e alla situazione stessa. Grazie. Finalmente un gesto d'attenzione concreto e vero da parte dell'Unione Europea nei confronti di un paese, l'Italia, di una regione, quella siciliana, e di una città, Catania, che in questi ultimi 2 anni con grande generosità, ma spesso lasciati soli, hanno affrontato uno dei più grandi drammi dell'umanità. E il mio desiderio, che sembrava il desiderio di un folle, quello di avere un ufficio operativo qui a Catania, finalmente si è realizzato. E sarà un modello di grande interesse perché non viene soltanto Frontex, ma viene anche Europol e tutte le altre strutture coordinate, in modo che qui ci sia un orecchio di ascolto che può dire a Bruxelles quali sono le iniziative che vanno concretamente poste in essere per affrontare uno dei più grandi drammi, che è quello dei migranti. La sostenibilità energetica e ambientale sia nel settore edilizio abitativo che in quello del terziario, con una proiezione degli scenari di intervento attuali e futuri al centro del convegno promosso dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige, Casa Clima Bolzano e il Comune di Catania con il patrocinio di ANCE Catania. Durante i lavori di questa mattina il sindaco Enzo Bianco e il presidente dell'Agenzia Casa Clima Stefano Fattor hanno siglato un piano d'azione che individua le iniziative che i due enti intraprenderanno congiuntamente per migliorare i livelli di sostenibilità ambientale. Tra queste, l'apertura immediata di uno sportello energetico che fornirà a titolo gratuito informazioni, consulenza e supporto tecnico informativo a cittadini, imprese e professionisti. La sottoscrizione del documento è prevista dal protocollo d'intesa stipulato da Comune di Catania e Provincia Autonoma di Bolzano il 12 novembre del 2014. Continua lo stato di immobilità da parte dell'AMT, malgrado le iniziative intraprese tranne il recente ordine di servizio che secondo i piani dell'azienda avrebbe risolto tutti i problemi. A denunciarlo le segreterie provinciali FAISA, CISAL e UGL Trasporti, che per oggi hanno indetto una giornata di protesta. Il personale di movimento sarà al lavoro dalle 10 alle 18, mentre il restante personale anticiperà la smonta di 3 ore. Noi non ci fermeremo, si legge in una nota, vedi la richiesta di ispezione da parte dell'ASL, ufficio prevenzioni per Piazza della Repubblica e Stazione Centrale relativamente alla situazione igienico-sanitaria precaria. Abbiamo inoltre chiesto un'ispezione anche per i nostri autobus, per esempio aria condizionata, e altre iniziative verranno intraprese a tutela di tutti i dipendenti e in particolare del personale viaggiante. Ricordiamo infine che lo stipendio non è una concessione, concludono, come qualcuno sostiene, ma un diritto di tutti i lavoratori che ogni giorno si adoperano per poter dare ai cittadini catanesi un servizio pubblico.
Prosegue la raccolta firme della CISL a sostegno della legge di iniziativa popolare per un fisco più equo e giusto. Da aprile ad oggi oltre 6.000 le firme raccolte a Catania e provincia. La campagna nazionale ha le battute finali ed entro il prossimo mese le firme raccolte dovranno essere presentate dal sindacato in Parlamento. Intanto questa mattina nuovo gazebo in piazza Stesicoro. Da aprile ad oggi avete raccolto 6.000 firme? Sì, siamo stati in piazza, abbiamo fatto tante assemblee a Catania ma anche in tutto il territorio della provincia. Grande è stata la partecipazione di molti pensionati, di molti giovani lavoratori, soprattutto persone che hanno perso il lavoro purtroppo nel nostro territorio. Non ci sono segnali positivi da parte delle istituzioni, sia da parte del governo nazionale quanto da parte degli enti locali. È chiaro che continuiamo con la nostra raccolta perché l'obiettivo di presentare una legge di iniziativa popolare nazionale e quindi chiedere che ci siano tasse più basse per noi rappresenta un'opportunità per sgravare le famiglie, sgravare anche le imprese, perché viviamo in un paese in cui troppo alta, lo diciamo da anni, è la tassazione soprattutto su famiglie e imprese. Si concluderà questa campagna? Noi finiremo, abbiamo tempo fino al 30 agosto, ma chiaramente la procedura richiede una convalida, poi un'autorizzazione da parte finale degli uffici che certificano presso l'ufficio elettorale, quindi è chiaro che auspichiamo di poter raccogliere fino a metà luglio per poi completare il procedimento e mandare tutte le firme raccolte correttamente direttamente alla nostra segreteria nazionale. Lavori per un importo complessivo di oltre 1.800.000 euro sono stati appaltati dall'ANAS nelle province di Catania e Palermo con tre diversi bandi, il cui esito è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Il primo appalto riguarda interventi di manutenzione e pulizia lungo le autostrade del centro manutentorio O per un totale di 528.000 euro e una durata di un anno. A seguirli sarà la nuova Edil Cantieri con sede a Marsala, in provincia di Trapani. La seconda gara, da 582.000 euro, ha affidato alla Colnisa Costruzioni SRL con sede in provincia di Catania opere di manutenzione sulle statali 117 bis, 121, 124, 192, 284, 288, 385, 417 e 575. Infine la Sion SRL di Gela, in provincia di Caltanissetta, effettuerà azioni di ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le statali 113, 125, 155, 187 e 188 per un importo di 615.000 euro e una durata di un anno. Al via da domenica l'edizione estiva del Lungomare Liberato. I varchi nel tratto compreso tra le piazze Europa e Mancini Battaglia, annuncia il sindaco Enzo Bianco, saranno chiusi dalla Polizia Municipale alle 17 e riaperti alle 22 in considerazione del caldo della mattina. Si potrà raggiungere il lungomare gratuitamente grazie ai bus dell'AMT parcheggiando l'auto nell'area di Viale Raffaello Sanzio. Come sempre ricco di iniziative il programma. L'accesso al lungomare sarà consentito invece ai veicoli autorizzati, quelli cioè dei residenti, dei disabili, di chi è ospite o deve raggiungere gli alberghi e di chi è in possesso dei pass perché proprietario o lavoratore in esercizi della zona. Alla manifestazione non mancheranno i pattinatori del gruppo Total Roller e i ciclisti di Ruote Libere Salva i Ciclisti e coloro i quali volessero noleggiare le bici potranno farlo nelle piazze Europa e Nettuno. Presente anche un riparabici che aiuterà coloro che ne avranno bisogno. Infine, presente come sempre l'autobooks del comune di Catania.